Ha preso il via l'11 di aprile nella succursale dell'Istituto Bosso Monti di Torino, in via Perrone 7, l'iniziativa La scuola è viva e viva la scuola. Una carovana sul tema della sicurezza scolastica che toccherà le scuole di tutte le province del Piemonte. Organizzata dalla Fondazione Benvenuti in Italia, dal Fondo Vito Scafidi e dall'Associazione ACMOS, l'iniziativa si pone l'obiettivo di portare la questione della sicurezza all'attenzione degli studenti, delle istituzioni e della stampa, per attivare processi di riflessione e condivisione sullo stato di salute degli edifici scolastici, in un'ottica di corresponsabilità. Al termine dell'indagine sarà realizzato un documentario riepilogativo dell'esperienza a disposizione di tutti. Sono intervenuti il dirigente scolastico Antonio De Nicola, Francesca Rispoli, presidente della Fondazione Benvenuti in Italia, Cinzia Caggiano, mamma di Vito Scafidi, Giulia Toffanin, responsabile progetto Scooter dell'associazione ACMOS, Roberto Montà, sindaco di Grugliasco, e Antonino Iaria, consigliere delegato ai lavori pubblici e infrastrutture della città metropolitana di Torino. Siamo molto contenti di essere stati invitati a questa conferenza stampa e anche a questa prima tappa della carovana promossa dall'ACMOS, anche perché appunto noi, come essendo parte in causa nella gestione delle scuole superiori, dobbiamo affrontare tutti i problemi legati alla sicurezza delle scuole, e lo stiamo affrontando per la prima volta dopo anni e ne siamo molto contenti, in maniera strutturale, cioè presentando tutta una serie di proposte progettuali finanziate con lavori che partiranno già quest'anno nel 2018, con importi anche importanti, intorno ai 22 milioni di euro, che vanno proprio nell'ottica della sicurezza delle scuole, degli edifici scolastici, e vanno anche nell'ottica del ripristino delle strutture. Altro intervento strutturale lo stiamo facendo anche nella revisione impiantistica, quindi che è una revisione che durerà 6 anni, quindi stiamo affrontando questi problemi in modo da non ricorrere sempre all'emergenza, che è appunto è un problema che è sia un problema per l'istituzione, è un problema anche per gli utenti finali delle scuole. Quello che chiediamo, e lo chiediamo da ormai da molti anni, da quando io sono arrivato in questa scuola, quindi ormai sono 6 anni fa, è la stessa cosa che hanno chiesto anche i miei predecessori, cioè i presidi che mi hanno preceduto hanno chiesto le stesse cose, cioè ritornare ad utilizzare i locali che sono stati pensati e costruiti per fare scuola nella sede centrale di via Meucci, che sono, come dire, occupati in maniera congruente rispetto alla proprietà, perché la proprietà è il comune, quindi il comune dei suoi locali giustamente ne fa quello che ritiene opportuno fare, e quindi li ha adibiti a uffici della circoscrizione 1. Il problema che io evidenzio è che un'amministrazione pubblica deve fare i conti con la totalità dei problemi. E quindi nella totalità dei problemi c'è anche quello di assegnare ad una scuola dei locali opportuni per fare una scuola. Di edilizia scolastica si parla spesso solo quando ci sono dei casi eclatanti. Noi abbiamo deciso di partire con un viaggio regionale che punta proprio a vedere qual è lo stato delle nostre scuole in giro per la nostra regione, per andare a vedere concretamente, incontrare gli studenti, incontrare gli insegnanti, il personale non scolastico, e per tastare quindi il polso della situazione alla scuola.